Ok, eccomi qua. Allora, siamo arrivati al quinto giro. Quindi una catenella, giro, giro, ecco. E faccio 5 mezze maglie, una, due, tre, quattro, cinque. Poi un aumento. Ok, poi 12 mezze, 1, 2, 3, 5, 6, 10. 11, 12, poi aumento, poi 6 maglie, mezze una, 2, 3, 4, no, 4, perlina. Antipatica. 4, 5, 6, aumento. Aspettate che controllo perché poi è seccante arrivare al dunque. Allora, 2, 4, 6, sì, aumento. Poi 12, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aumento, altre 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, un altro aumento, poi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aumento. E adesso sono gli ultimi 5, 1, 2, 3, 4 e qui facciamo il quinto. Ok. Allora, se voi, cioè, se lo mettiamo così. Vedete? No, vedete? Già inizia ad avere forma. Ora io farei un ultimo giro di maglie basse, quindi semplicemente una catenella, giri e faccio tutte maglie basse.
Ora, mi rendo conto che seguire il tutorial così è difficile, quindi se riesco, ma non vi prometto niente, tutti i vari passaggi e i vari giri, vedo di inserirli nel video con, sottotitoli. Cioè, io non sono esperta, non ci capisco veramente niente. Però mi sembra di aver letto che c'è la funzione sottotitoli su YouTube, quindi magari tramite i sottotitoli riesco a inserire lo schema. Sì, vabbè, io sono fuori inquadratura, scusate, lo schema del colletto. Quindi ci provo, eh. Diversamente vi volevo dire, se guardate la mia pagina Instagram, sempre Marilou Crochet, potete vedere le varie cose che io faccio e pubblico, e anche se vi piace qualcosa, chiedere di fare il tutorial. Quindi fatemi sapere, io se posso lo faccio volentieri, ecco. La maglia bassa la do per scontato, ve la faccio vedere. Quindi inserisco nel punto, quindi il punto è formato da 2 catenelle, aspettate, il punto è formato da 2 catenelle, ok, io ho inserito, prendo, tiro fuori, ne ho 2 fili sull'uncinetto, riprendo di nuovo e chiudo. Questa è la maglia bassa, quindi la stiamo facendo per tutto il colletto. Io ho già pubblicato la foto di questo colletto, non finita perché devo ancora cucire il bottone e anche fare l'asola. L'asola la fate semplicemente con un filo da lana, cioè un ago da lana, scusate, inserite il filo e fate una piccola asolina, oppure la potete fare con una catenella, dipende anche il diametro del bottone che utilizzate. Sto finendo, eh. Domando sempre scusa se esco dall'inquadratura. Ok. Sto finendo. Ok, come vedete qua c'è l'ultimo. Questa è l'ultimo. Ok. Allora, voi potreste anche... Allora, così in teoria è finito. Non so se riuscite a vedere. Ok, così. Aspettate, vediamo. Non mi ricordo se ho messo lo zoom. Ecco, sì. Così in teoria è finito. Perché qua mettete il bottone o qui, insomma, dove preferite e fate l'asola. Però se volete potete fare anche dei giri di maglie bassissime per farvi venire, aspettate, questo effetto qui. Vedete, questo effetto diciamo più cicciotto, più tubolare. Io ho fatto nell'ultimo giro le mezze maglie basse, cioè le mezze maglie basse, scusate, le maglie bassissime. Quindi se volete questo effetto lo potete fare. A me va bene così, mi piace. E adesso lo taglio e vi faccio vedere. Guardate, ho fatto anche questo. Gli altri li potete vedere su Instagram, alcuni li ho già venduti, poi ho fatto questo, molto diciamo etnico, e
Se ho le perline, ve ne faccio, vi faccio un video per farvi vedere questo modello, in modo che vi faccio vedere come si inseriscono le perline nella lavorazione. Però non vi prometto niente. Quindi, ecco, arrivati a questo punto, io cosa faccio? Taglio, tacchetti. Mi prendo il mio ago da lana. Inserisco, meno ci provo, ok, fatto, chiudo, ok, poi potete scegliere, perché tanto è uguale, o di qua, visto che comunque le perline sono nella stessa posizione, vediamo, no, mi piace di più l'altro, ok, e vi portate, vi sistemate il lavoro in una maniera, diciamo, meno vediamo se io ho tagliato abbastanza filo perché mi è venuto in mente dopo. Allora, io praticamente con questo filo che mi è rimasto, posso fare direttamente l'asola. Quindi, cioè, adesso io la faccio così, non ho neanche scelto il bottone, vi dico la verità, quindi non ho idea. Però, toh, facciamo finta che è così. Quindi voi fate la vostra solina, fate poi un nodino, tipo così. Fate un nodino, è tutto improvvisato, eh? Dell'asola non ero ancora pronta. Questo è il filo dell'inizio del lavoro, eh? Quindi riprendete di nuovo questo e lo nascondete, diciamo, in mezzo alla lavorazione. E ora io il bottone qua non ce l'ho, però è abbastanza chiaro che cucite il bottone qui. Vi fate un'asola magari anche più carina della mia che ho fatto adesso e il vostro colletto è pronto. Vi faccio vedere questa qua. Questa invece io, quest'asola qua l'ho fatta direttamente con la catenella, vedete? Aspettate, vediamo se riesco. Ok. Vedete l'asola? Io l'ho fatta con la catenella perché qui ho fatto un altro giro, l'ultimo. Dove mi sono creata poi l'angolo, questo è sicuramente, cioè è un altro modello, l'ho fatta con la catenella, però mi sembra di averne uno, vediamo, questo qui, ecco, questo qui, no, lo vedete? Ok, si vede, questo qui, sempre le perline nella lavorazione, e come vedete l'asola e è fatta col filo, come praticamente ho fatto io adesso, solo che l'ho passato due volte, quindi l'ho passato di qua, l'ho ripassato un'altra volta, sono due fili, non so se riuscite a vedere. Quindi poi l'ho chiuso e ho fatto un nodino e poi appuntato col cotone. Con l'ago proprio da cucito, perché io avevo un bottoncino piccolo piccolo e quindi mi entrava, mi andava bene. Ecco fatto. Spero sia chiaro. Fatemi sapere se vi piace, se cosa non avete capito. Io ora vedo se riesco a mettere i sottotitoli nei sottotitoli lo schema in modo che vi viene più facile anziché ascoltare la mia voce, aspettare di sapere il passo successivo quanti punti sono. E buon lavoro e grazie per aver guardato il video.